tutto a posto, chiede l'arbitro, risposta positiva dal tavolo, e allora si può alzare la palla 2, si può entrare live per gli amici che ci stanno seguendo su il canale YouTube di Lega Nazionale Pallacanestro in Cesena, dietro Cesena, Amadori Tigers Cesena, Bacheri Piacenza, subito con l'accelerazione, lo scarico di Trapani per Chiappelli, l'errore dall'arco dei 6.75, prova a metterla sulla corsa anche Petroni che deve tornare sui suoi passi, scambia palla con Artioli, a sinistra per De Zardo, lontano dal canestro, in tre su di lui l'errore, il rimbalzo, il secondo errore, la pera staccata da Gioacchino Chiappelli, ma siamo già dall'altra parte con Chiappelli che riceve ora da Planezio che mette giù il palleggio destro e prova ad andare a prendere nel cuore dell'area Tarik Ajrović che va a subire il primo fallo della partita, che viene assegnato alla difesa biancorossa al numero 10, al numero 17 Enzo Cena, da tre punti Marco Planezio, da due viene sulla linea per Marco Planezio che si presenta così dopo la lunga assenza. È un bel biglietto da visita questo per Planezio, assolutamente sì, che poi si produce in marcatura su De Zardo, ma la palla viene sputata fuori, numero 3 biancorosso con la grinta Lotta. Anche di Marco Planezio che si getta a terra per recuperare la palla, serve dall'altra parte, Chiappelli vuole giocare in velocità Cesena, il ribaltamento di lato, la finta di Planezio fa vedere un fallo che non esiste ancora. Si prende l'avvicinamento e appoggia al vetro, altri due punti sontuosi per Marco Planezio, e ora subito prova a rispondere da Bacheri con l'impostazione del gioco, Cena, il consegnato per il numero 8 Santiago Bruno, sotto la stoppata fallosa di Tarik Ajrović, e ci sarà quindi il primo viaggio in lunetta per Piacenza che potrà così provare a segnare i primi punti della partita biancorossa. Sì, Edoardo Pedroni va in lunetta per i due tiri liberi dopo il fallo di Tarik Ajrović, ma l'errore era stato di Marco Planezio che se ne è prontamente accusato e poi scusato con i compagni. De Zardo in lunetta per la Bacheri Piacenza, va a segno il primo tiro libero del numero 9 biancorosso, pronti il giocatore di Costa di Lorenzo al taglia fuori sotto le plance. De Zardo a prendere la mira per il secondo tiro libero a sua disposizione, va a sbagliarlo, il rimbalzo è di Gioacchino Chiappelli che cede palla a Emanuele Trapani che avanza oltre nella metà campo offensiva, posta con il passaggio a sinistra per Gioacchino Chiappelli, quindi buono nel gioco sotto canestro di Tarik Ajrović, l'alto basso porta il sesto punto per Cesena, 6-1 a 8-09 dalla fine del primo quarto, ferma il palleggio il numero 8 Santiago Bruno, poi ancora l'argentino, palla fuori per Cena, da tre punti è sporcata la conclusione di Pedroni, il rimbalzo è ancora di Cesena che può continuare a premere sull'acceleratore, Scanzi sotto ancora per Tarik Ajrović che può ribaltare il lato per Trapani, extra pass Planezio, da tre punti prende il ferro, troppo corta la sua conclusione, il rimbalzo di De Zardo, e allora può impostare la formazione di coach Campanella con il proprio numero 8 Santiago Bruno che va a perdere palla con Emanuele Trapani in solitaria, Emanuele Trapani 8-1 più 7 Cesena. Inizio bruciante per la formazione di coach Di Lorenzo, ma è la difesa ancora una volta a fare la differenza in queste prime battute. Intanto seguiamo poi una considerazione, Cena a sinistra, troppo libero però per il tentativo da tre punti, Edoardo Pedroni che ha però la mira sbagliata, il blocco di Planezio, palla fuori per Chiappelli, arriva Planezio che può prendersi l'avvicinamento ma può recuperare De Zardo su di lui, si cambiano le marcature, dentro per Chiappelli, può appoggiare al vetro giù, mamma mia, Chiappelli 10-1, continua imperterrita senza soluzione di continuità Cesena a trovare soluzioni da sotto, ottimo l'assist poc'anzi di Planezio per il taglio di Chiappelli, Santiago Bruno fuori, Artioli palla fuori per De Zardo, anzi fallo perdone per Giorgio Artioli,
Arriva il fallo di Gioacchino Chiappelli, secondo viaggio in lunetta per Piacenza, sotto 10-1 a 6-23 dalla fine del primo quarto. Due tiri liberi per De Zardo, che in precedenza dalla lunetta ha tirato con un 1-2. 6-23 al termine del primo quarto, De Zardo realizza il primo tiro libero personale dopo il fallo, primo fallo di Gioacchino Chiappelli, secondo di squadra per i Tigers, mentre continua ancora ad aumentare il pubblico qui al Carisport a Cesena. De Zardo realizza anche il secondo personale e allora 10 Tigers, 3 Baccheri Piacenza. 3 De Zardo di fatto, perché i tre punti sono 3 tiri liberi su 4 di De Zardo. Scanzi intanto a cercare a trovare le mani di Gioacchino Chiappelli, spalle canestro, Artioli davanti a lui e si prende il fallo di Cesena. Il diretto avversario, anzi il fallo del numero 17, blocco irregolare secondo la mimica del primo arbitro, rimessa dal lato corto, quindi in zona d'attacco per Emanuele Trapani, che va a trovare le mani di Tarik Ajrovic, che si avvicina a canestro. Tarik Ajrovic 2-2 per lui questo inizio di partita. 3. Torna il più 9 per la formazione allenata da coach Di Lorenzo. Santiago Bruno deve cercare di togliersi dalle secche Piacenza. De Zardo col palleggio lontano da canestro, si può muovere Cena ma solo oltre l'arco, così come dall'arco De Zardo trova la tripla. Tarik Ajrovic va a prendersi il rimbalzo e poi vi consiglio di seguire il numero 7 bianco e nero con il posizionamento dall'altra parte. Intanto Marco Valenzio con la tripla, che non può che costringere Piacenza al time out per il 15-3. Più 12 per Cesena a 5-38 dalla fine del primo quarto, time out per Piacenza. Riprendere le match sulle 15-3, la rimessa dal fondo di De Zardo, che a fatica trova le mani di Artioli, il consegnato per Edoardo Pedroni, ancora Perin deve esordire nel match, ovviamente ancora in panchina da coach Campanella. Palla fuori, la bomba che non arriva da parte di Cena, rimbalzo il fallo di Emanuele Trapani, primo fallo personale per lui, terzo di squadra per Cesena contro i due di Piacenza. Non ci saranno ovviamente tiri liberi, rimessa dal fondo, dal lato corto in zona d'attacco, pardone per De Zardo, la sporcata di Tarik Ajrovic a rimettere la palla nelle mani di Andrea Scanzi, che si porta nell'angolo destro, pesca il fondo con Trapani, ancora Scanzi sotto a servire Ajrovic, poggia e fa il blocco per la bomba di Andrea Scanzi, che con un minimo di fortuna entra a segnare il punto numero 18 per i bianconeri, più 15 Cesena a 4.59 dalla fine del primo quarto. Attenzione, c'è Bruno che ha realizzato questo canestro da 3, 18-6 il punteggio, 4.49 al termine del primo quarto, con i Tigers in attacco, la zona della Baccheri Piacenza, zona fronte pari che sortisce subito un buon effetto per la formazione di coach Campanella. Palla per Santiago Bruno che prova e da 2, questa volta non prende nemmeno Leo Ferro, il tap out favorisce la transizione di Marco Planenzio, che va a caccia di falli e lo pesca. Segnatamente il fallo viene fischiato a Edoardo Pedroni, secondo fallo personale per lui, anzi primo fallo personale per lui. Cambio e si vede in campo Birindelli con il numero 20. Birindelli che 3 anni fa purgò proprio i Tigers con la maglia di Cassino con una bomba all'ultimo secondo. È un altro argentino. Sul campo di Cassino è libero, c'è spazio, prova Planenzio ma sbaglia la tripla, il rimbalzo di Birindelli e allora può premere sull'acceleratore Pedroni che si ferma. Birindelli, il passaggio schiacciato per Bruno, palla fuori per... ancora per Bruno che piedi a posto sgancia la bomba che non arriva, il rimbalzo di Planenzio, quindi Emanuele Trapani che medita per i ritmi bassi, opta per i ritmi bassi. Scanzi, spalle a canestro, Diego Bruno su di lui, Scanzi si gira e tira e segna un canestro sontuoso, il numero 16 bianco nero. Sì, la difesa di Piacenza stava stringendo più su Planenzio, si è liberato Scanzi e Scanzi in due occasioni consecutive ha subito punito la difesa degli emiliani.
Palla sotto, buono il servizio per Artioli. Cappelli lo lascia tirare ed è pronto a salire sul cubo dei cambi. Francesco Papa, quando siamo a 3-12 dalla fine del primo quarto, 20-8 per Cesena. L'extra pass per Emanuele Trapani da 3 punti, il ferro di Semale al numero 4 bianconero, il rimbalzo premia invece Santiago Bruno che può impostare l'azione per Piacenza che si prova a giocare il post passo con Birindelli, inevitabile ovviamente la rimessa in gioco per i Tigers. Il tema tattico in questo frangente, palla sotto per Piacenza a Birindelli, ottimamente triplicato dalla difesa bianconera e palla recuperata per Cesena, cambio entrambi i lunghi. Scende solo Chiappelli, ed entra Papa. Anche Berghiz, invece entra solo Papa. Planenzio lavora il palleggio, è entrato in campo Liam Udom per Piacenza. Intanto Planenzio insiste sul palleggio, poi si riesce a liberare della palla, Trapani sulla sinistra, pensa alla tripla, 7 secondi per Cesena, Francesco Papa dal gomito, si prende l'avvicinamento, poi si ferma, linea di fondo, Francesco Papa sbaglia il rimbalzo di Artioli che mette palla nelle mani di Marco Perin che esordisce quindi nel match, esordisce quindi in campionato. E arriva il fallo però di Artioli, in blocco in movimento per il numero 4 biancorosso, cambio anche per Cesena, cambio in cabina di regia Fulvio, fuori Emanuele Trapani, dentro Matteo Battisti. Sì, esattamente, Di Lorenzo dà un po' di fiato ad Emanuele Trapani che sino a questo momento ha retto ottimamente la regia per i Tigers. Sul parquet con la maglia bianca nera numero 6 Matteo Battisti, che in settimana non è stato benissimo. 20-8, 2-14 dalla fine del primo quarto, forse un fallo su Planenzio, la palla che riesce ad essere ribaltata con il passaggio skip verso la zona. Battisti, la zona, Marco Planenzio prova a bucarla, il rimbalzo sull'errore da 3 punti è di Piacenza che può impostare ora con Marco Perini, il palleggio mancino davanti alla marcatura di Battisti. Rubano e l'errore con la palla che arriva nelle mani di Planenzio, ha tanta voglia Planenzio, lo ha sempre detto, lo sta facendo vedere, chiama palla, Battisti insiste nel palleggio, si arriva da Francesco Papa, arriva finalmente palla dalle parti di Planenzio che prova a schiacciare l'assist per Tarik, hanno vinto! Mamma mia, è cresciuto tantissimo il numero 7 bianco-nero. Talento grezzo, ma talento puro. 22-8 più 14, massimo vantaggio per Cesena. Che ora si deve difendere dall'attacco di Piacenza con la palla impostata da Marco Perin che va a cercare Birindelli, parte dal palleggio e va a subire il secondo fallo personale di Tarik Kajrović, il quarto di squadra per Cesena quando siamo negli ultimi 76 secondi di questo bel primo quarto. Cambio e applausi per Marco Planenzio da parte del Carisport in campo, esordisce nel match con il numero 10 Matteo Frassinetti. Perin prende palla dalla rimessa, si arriva dalle parti di Santiago Bruno, palla fuori per Lian Udom da 3 punti, non riesce a pescare il bersaglio grosso, poi Bruno si deve inventare un assist dietro la schiena, Perin viene beffato dall'anello arancione, la palla vagante preda di una piovra che porta il numero 16 sulla maglia bianconera e allora Matteo Frassinetti è già dall'altra parte, il post basso ed è buonissimo l'assist di Papa per Tarik Kajrović, 24-28 massimo vantaggio, Cesena più 16 e 40 secondi dalla fine del primo quarto. 4 su 4 per Tarik Kajrović, anche oggi appare ispiratissimo Santiago il Bruno lungo. Deve tirare fuori da 3 punti, Cena non prende il canestro, solo ferro per il numero 17 biancorosso e allora Cesena che può portare fino in fondo o quasi, sono 2 secondi di discrepanza questo primo quarto, 14 secondi per il cronometro, 8 ora per la conclusione di Cesena con Scanzi che chiama il blocco per il pick and roll del numero 7 Tarik Kajrović, ma c'è l'infrazione di passi, buonissima in questo frangente la difesa di Piacenza che ha chiuso bene la linea di passaggio su Tarik Kajrović, al contempo non ha lasciato poi altre linee di passaggio ad Andrea Scanzi, cambio, scende tra gli applausi del Carisport.
Tarik Arovic in campo, torna Gioacchino Chiappelli per questi ultimi 6 secondi di primo quarto, con la palla che arriva nelle mani di Perin, che può accelerare e arrivare fino in fondo, lo scarico fuori per un tentativo da 3 punti di zona che viene sporcato, c'è il fallo. E c'è il fallo sul tiro da 3 punti di Andrea Scanzi. Per Andrea Scanzi si tratta del primo fallo personale, primo fallo personale che consentirà a Cena di portare almeno sulle almeno provare a portare almeno sulle almeno 13 Piacenza, non più perché è sbagliato il primo tiro libero del numero 17 biancorosso. Dopodiché rimarrà un secondo e due decimi. Sbaglia anche il secondo. Sbaglia Cena. Il secondo. Enzo Cena, argentino, classe 1992, quindi ancora giovane, 0 su 2 fino a questo momento ai tiri liberi. Ha un secondo e due decimi dal termine del primo quarto, realizza il terzo. 1 su 3, ultimo tiro, la preghiera di fine primo quarto. Battisti da metà campo. Mamma mia! Non faccia entrare il bersaglio grosso. Termina 24-9. Primo quarto qui a Cesena tra Amadori Tigers e Cesena e Baccheri Piacenza. Noi ci sentiamo fra pochissimo. Con Matteo Frassinetti, Matteo Battisti, Francesco Pappa, Andrea Scanzi e appunto David Berkic. Perini intanto per Piacenza ad impostare insieme a lui, intendo Artioli, Udom, Diamudom, Dirindelli. Dirindelli. Poi con il numero 9 Dezzardo. Dezzardo, fallo intanto, è il primo fallo del numero 10 bianconero Matteo Frassinetti. E la rimessa dal lato lungo in zona d'attacco è per il numero 1 biancorosso Liam Udom, che va a cercare a trovare le mani di Birindelli, che non riesce, riesce ora sì a passare la palla a Perin, che poi arma il braccio letale del numero 20 biancorosso Giulio Birindelli, 24-11. Birindelli, che avete visto, ha un tiro stranissimo, rilascia la palla quasi in caduta, ma è precisissimo, un giocatore mortifero, di esperienza. Mortifero assolutamente. Diversi gli uomini che possono colpire dalla lunga, chi vuole provare a farlo ora è David Burgis, che sbaglia il rimbalzo, premia Perin in angolo, prova il tiro e da 3 punti arriva direttamente nelle mani di Matteo Frassinetti. Ora è Matteo Battisti a chiamare lo schema pollice alto ai compagni di squadra, Papa a sinistra per Scanzi, in angolo è libero, può provare la tripla mancina che non va a segno. Matteo Frassinetti, palla ancora per Perin, prova a metterla su ritmi alti, la formazione di coach Campanella. Perin scambia con Birindelli, non si può aprire il pick and pop, anzi sì, è libero, va a sbagliare. Deve adeguarsi un po' la difesa di Cesena sul tiro aperto di Birindelli, che se non va a segno può favorire il tap-in, come in questo caso per il 24-13, sempre per Cesena, che può però attaccare. Palla sotto per David Berkic, Birindelli su di lui, vuole giocarsi di fisico, che numero! David Berkic, il passo incrociato, il tiro a incrociare. Splendida conclusione del capitano bianconero, 26-13, più 13 per Cesena. Artioli ha puntato il consegnato, ma deve tornare indietro perché è buona la difesa di Francesco Papa. Perin apre a sinistra per Dezzardo, palla sotto, in qualche modo riesce a controllare Artioli, che si allontana per creare separazione tra sé e l'avversario, ma sbaglia il gancio. Il rimbalzo premia Cesena, che può portare avanti la palla ora con Matteo Battisti, il blocco di David Berkic, ma si va a destra ad Andrea Scanzi, c'è in angolo pronto Frassinetti, che non riceve palla, chi la riceve è il capitano, che apre quindi per Matteo Battisti, ora in angolo per Matteo Frassinetti, non arriva a segno la bomba, c'è il tap-in che per poco non va dentro di David Berkic, che poi è quasi un gesto di stizza e arriva sotto la palla d'Artioli. Il, c'è il fallo. Fallo è il secondo personale di Matteo Frassinetti, che è andato a prendere palla e mano dell'avversario. Secondo fallo personale per il numero 10 bianco-nero. 7:33 alla fine del primo tempo. 26-13 per Cesena, ma viaggio in lunetta per il numero 4 bianco-rosso Artioli. Pronto ad armare il braccio. A cronometro fermo. E a sbagliare il primo, troppo lungo per il numero 4 biancorosso, 26-13, più 13 per Cesena.
Nota di merito ancora per il pubblico che quest'oggi, Massimo, anche quest'oggi mi sembra abbastanza numeroso. Assolutamente sì, dicevamo Cesena ovviamente è una realtà nuova, diciamo così, per la pallacanestro, un buon segnale nella l'ultima partita casalinga, le 800 presenze a fronte di un Cesena Modena degli altri tempi, a pochi chilometri in contemporanea, marcamento qui al Dino Manuzzi, all'Orosel Stadium. Marcamento aggressivo tutto campo per la formazione emiliana, superato dai Tigers. Il blocco di Francesco Papa, la palla arriva da Scanzi che non si prende la tripla perché si vuole giocare, le mismatch favorevole di Berghice su Giulio Birindelli, buona la finta di Scanzi, l'arcobaleno e il canestro del numero 16, maglia bianco e nera, 28-14. Ancora doppiata la formazione di Coscampanella da Cesena. Udom col palleggio mancino apre in punta per Artioli che va con il consegnato per Perini, il blocco di Artioli per liberarlo dalla marcatura di Battisti, a destra per la conclusione da tre punti che va a segno con un pizzico di fortuna per De Zardo, miglior realizzatore fino a questo momento per la formazione allenata da coach Campanella. Battisti ora superare il limite campo a sinistra per Andrea Scanzi, quindi a destra la palla arriva da Frassinetti che la rende al proprio playmaker che arriva sotto da David Berkic. Ancora il duello, Berkic Birindelli si pinta da un lato, si prova ad andare dall'altro, arriva il fallo del numero 20 che sta dimostrando di non riuscire a contenere la fisicità di David Berkic fino a questo momento, Fulvio. Sì, Berkic quando va l'uno contro uno contro Birindelli fa valere il suo strapotere fisico. Cambio intanto per Cesena, Fulvio, è uscito Scanzi dentro Marco Planezio. Non cambia niente, sono 2-3 diciamo, e nella sostanza non cambia. Frassinetti si alza e beffa l'avversario, 30-17, torna il più 13 Cesenate. Ancora un arcobaleno ad illuminare. Fare in attacco per Artioli che ha qualcosa da dire, ma l'arbitraggio fino a questo momento è apparso, Fulvio, abbastanza lineare. Sì, sì, ma sono fischiati comunque che ci stanno, hanno questo metro e l'hanno usato fino a questo momento per tutta la partita. Terzo fallo di Perin, tra l'altro. Terzo fallo di Artioli. Di Artioli, scusate, il numero 4. Dicevo del metro che l'hanno usato fino a questo momento uguale per entrambe le squadre e per tutta la partita. Seguiamo l'attacco dei Tigers. Con Papa in punta a servire Frassinetti, un Frassinetti del quale parleremo poi tra primo e secondo tempo. Papa spalla canestro, Udom su di lui, il raddoppio di Birindelli che gli va a scippare la palla e poi impostare in palleggio il contropiede dei biancorossi che si ferma davanti alla difesa schierata di Cesena. Perin ora a chiamare il movimento e le spaziature corrette davanti alla zona di Cesena. Perin prova a bucarla dai 6,75, anzi abbondantemente 7,5, ma non arriva. Sì, sì. Il canestro del neo giocatore piazzettino Battisti va a pescare il post basso di David Berkic che finta il tiro, può giocarsi in allontanamento. David Berkic sbaglia il rimbalzo, premi in qualche modo Perin che può impostare per i ragazzi di coach Campanella davanti alla marcatura di Matteo Battisti, prova a offrire il blocco Cena, riceve palla il numero 17 biancorosso che poi si rifugia dalle parti di Birindelli per Perin, ancora Birindelli fuori per Cena, c'è spazio, prova a prendersi il tiro in avvicinamento ma sbaglia il rimbalzo di Marco Planizio che offre lo Spalding nelle mani di Matteo Battisti che supera le linee di metà campo. Si gioca senza soluzione di continuità, 5 minuti esatti alla fine del primo tempo, 30-17 per Cesena che sbaglia ora in attacco con Marco Planezia a servire Udom di fatto e sotto la stoppata è fallosa di Francesco Papa che manda però segnali importanti. Se volevi schiazzare, caro mio, non è tutto il tuo momento ancora. Primo fallo personale di Francesco Papa. 4:51 da giocare alla fine del primo tempo, timeout chiamato da coach Di Lorenzo, 30-17 per un'ottima Cesena. Ma attenzione perché Piacenza dà l'idea che qualora prendesse bene le misure sugli avversari, ci darebbe e come sono convinto ci darà, una partita da raccontare fino alla fine dei 40 minuti. E si è pronti quindi a riprendere qui sui legni del Chiari Sport con i tiri liberi di De Zardo. Sempre lui a cronometro fermo, va a segno con il primo a sua disposizione. 4:51 al termine, 30-18, più 12 per
Cesena. Desardo però può completare ancora la rimonta, il tentativo di rimonta della Bacher. Assolutamente sì, ma sbaglia, e da ritirare perché invasione. È entrato anzitempo qualcuno maglia bianca. Gli arbitri però sono di parere diversi. Si devono consultare l'errore della chiamata arbitrale. Cambiano la chiamata di Grigi. Rimessa quindi per Cesena con Marco Planezza che andrà a cercare le mani di Emanuele Trapani. Fulvio 4-51 al termine, 30-18. Dicevo, Piacenza sta provando ma non riesce a breccare perché Cesena in qualche modo riesce sempre a rinzuzzare i tentativi di break degli avversari. Vediamo ora l'attacco di David Berkic su Duilio Birindelli e c'è il fallo in attacco. Ha uncinato l'avversario da dietro, era ben posizionato l'arbitro. David Berkic non è molto convinto, ma dalla nostra postazione è apparso ben chiara la dinamica dell'azione. Nulla da eccepire. Assolutamente, assolutamente. Ti voglio segnalare anche che è salito Santiago Bruno per Piacenza ed è sceso Cena. Planezio per poco non riesce ad abbrancare la palla. Terminato il bonus per Cesena nel frattempo, due invece falli per Piacenza che prova a onorare palla in attacco ora con Santiago Bruno fino in fondo e lo scarico per nessuno. Ottimo rimessa per difensivo. Cesena, buona difesa per i bianconeri di coach Di Lorenzo. Sì, ottimo lo scivolamento difensivo effettuato da Berkic che ha chiuso completamente la visuale e lo spazio al giocatore di Piacenza per andare alla conclusione. Piacenza in marcamento, zona presto a tutto campo con Frassinetti davanti alla marcatura di Bruno, quindi Papa in punta sotto per Matteo Frassinetti che si gira, tira e segna il numero 10 bianconero. Chapeau per Matteo Frassinetti. 32-18 più 14 Cesena, 4 minuti esatti alla fine del primo tempo. Palla per Piacenza con Santiago Bruno in punta a servire a sinistra, nessuno, cadono in due i giocatori di Cesena, turno a Birindelli. Ora l'arbitro ha qualcosa da dire a Marco Perin o viceversa, non dovrebbe cambiare nulla se non la rimessa per Cesena e un cambio sul cubo per coach Campanella che rimanda Pedroni. Nella mischia Pedroni con il numero 3, scende Marco Perin con il numero 5. 5, 0 punti per lui fino a questo momento. Difesa zona 3-2, almeno questa sembra la chiamata di coach Campanella. Adesso dalla sì. Panchina con la rimessa che viene perfezionata da Cesena. Emanuele Trapani a superare la linea di metà campo, a destra per Marco Planezio, aggressiva la difesa di Pedroni sul numero 11 bianconero, quindi Birindelli e Planezio si rifusa in angolo da Frassinetti, quindi ora Emanuele Trapani è aggressiva ora la difesa di Piacenza. Trapani prova a bucarla e va a sbagliare infrangendosi contro la buona difesa sotto le planche per i biancorossi che possono armare ora la tripla che non arriva, il rimbalzo è di Emanuele Trapani che abbranca la palla e può tornare a ragionare in attacco. 3-16 alla fine del primo tempo, 32-18 più 14 per Cesena. Botta al volto per un giocatore biancorosso, gioco fermo, c'è il fallo antisportivo a Piacenza secondo me perché è volato per terra, cioè, è volato per terra Birindelli, Marco Planezio. Birindelli forse l'autore dell'antisportivo, secondo me sì. Vediamo, viene puntato il numero 20 biancorosso dal direttore di gara, vanno in conciliabolo i due arbitri. C'era stato un era caduto a terra Pedroni, colpito al volto, poi forse il numero 20, numero 20 assolutamente sì, questa è l'antisportivo di Duilio Birindelli. Lo vediamo grazie alle riprese del tecnico Derry Sulivi. Cambio fuori David Berkic, c'è dentro Gioacchino Chiappelli. Abbassa il quintetto Di Lorenzo, più velocità quindi per i Tigers. 7 punti fino a questo momento per Planezio e per Andrea Scanzi. Planezio può avvicinare la doppia cifra, ma segno con il tiro libero il numero 11 bianco e nero. Sarà poi la rimessa per Cesena in virtù dell'antisportivo fischiato a Duilio Birindelli. 9 punti di Marco Planezio che ha iniziato e impattato benissimo nel match. Fulvio al suo rientro dopo tempo in memory
ed è lo stesso numero 11 ad andare a rimettere la palla in gioco. 14 secondi per l'attacco bianconero. Cesenate tra i 10 al termine invece del primo tempo, 34-18. Con un canestro ci sarà il nuovo doppiaggio degli avversari per la formazione allenata da coach Di Lorenzo. Palanezio c'ha spazio, poi si prende l'avvicinamento davanti a Birindelli in allontanamento. Marco Palanezio sbaglia, buono il taglia fuori su Chiappelli da parte di Santiago Bruno, e Pedroni può impostare l'azione per Piacenza davanti alla marcatura di Emanuele Trapani. Si arriva in punta da Autom, marcato da Marco Palanezio. C'è separazione, c'è spazio, c'è la possibilità di prendersi una tripla che non arriva a segno per il numero 8 biancorosso. In qualche modo la palla rimane, possesso di Piacenza, mamma mia, arriva come una piovra Emanuele. Che difesa, che difesa. 36-18, doppiata nuovamente Piacenza, quarto punto per il numero 4 bianconero. È debordante Cesena questa sera, caro Fulvio. Debordante. Troppi problemi dal punto di vista fisico, dal punto di vista degli equilibri per la formazione di coach Campanella. 36-18, time out in campo per coach Campanella. 2:31 da giocare qui al Carisport. Noi ci sentiamo tra pochissimo. Tutto pronto qui al Carisport per riprendere il match a 2:31 dalla fine del primo tempo. Primo tempo che sta sorridendo decisamente, sì, a coach Di Lorenzo. Una nota, Piacenza ci ha perso 8 palloni e fa una fatica tremenda a trovare lo spazio per il tiro. Attenzione perché il terzo fallo di Matteo Frassinetti. Allora subito sul cubo dei cambi il numero 16 bianconero, Andrea Scanzi, a rilevare il comunque il giocatore. Non è convinto Matteo. Ci ha chiesto conforto, ci ha chiesto conforto qui dalla nostra postazione, ma sulla chiamata arbitrale troppo lontani per poter giudicare. L'arbitro è sicuramente molto più vicino. Buono per Piacenza che va a segno con il numero 17 Cena, con il primo tiro libero a sua disposizione. 36-19, 2:18 con la fine del primo tempo. 36-20, più 16 per Cesena, che muove palla ora con Emanuele Trapani davanti alla marcatura di Pedroni. Il blocco di Francesco Papa, che poi blocca su Udom per la ricezione di Marco Planezio, sul quale viene commesso il fallo. Da lì a Udom, arrivato in ritardo grazie al blocco di Francesco Papa sulla ricezione di Marco Planezio. Quarto fallo di squadra per la Bacheri. La rimessa di Andrea Scanzi, si alza la paletta rossa sul tavolo, buona! Peccato non riesce il gioco, al volo dalla rimessa di Scanzi per Francesco Papa, arriva corto sul ferro. 16 secondi allora per Piacenza per arrivare a conclusione con De Zardo, end off per Udom, in punta per Pedroni che sul palleggio si va a guadagnare l'infrazione di piede della difesa bianconera. Resettata 14, il cronometro dei 24 sul 36-20 per Cesena a 1:51 dalla fine del primo tempo. Sempre in difesa per la conclusione di Piacenza, difesa individuale alta, altissima per Cesena, prova a bucare la cena dall'alto di 6:75, ma sbaglia il rimbalzo di un strepitoso Marco Planezio, che sta facendo vedere coi numeri la voglia di cui parlava nei giorni scorsi di rientrare in campo. Papa intanto per Scanzi, passaggio in angolo per Gioacchino Chiappelli, davanti a lui Cena, da tre punti, da tre punti, Gioacchino Chiappelli, 39-20, massimo vantaggio per Cesena sul più 19 a 1:15 dalla fine del primo tempo. Seguiamo l'attacco della Bacheri con la difesa sempre individuale dei Tigers, difesa molto mobile ed aggressiva. Vedete Piacenza riesce ad andare al tiro, poi c'è il fallo di Planezio, ma c'è la fischiata degli arbitri che attribuiscono il fallo alla difesa, ci sembra Francesco Papa, secondo personale. Attenzione. Secondo personale per Papa, Udom in lunetta per due tiri liberi. Fino adesso da un lato Matteo Frassinetti con tre falli, dall'altro Artioli per quanto riguarda invece Piacenza. Udom va a sbagliare intanto il primo tiro libero a sua disposizione. 39-20, quando siamo a un minuto e un centesimo dalla fine
di un ottimo primo tempo dentro con un pizzico di fortuna il secondo per Udom, 39-21, più 18 per Cesena. Marcamento aggressivo a tutto campo ancora per la Baccheri. Planese, l'assist per Gioacchino Chiappelli che va a sbagliare, il rimbalzo premia il numero 9 bianco e rosso che lancia Pedroni, c'è spazio ma si chiude bene la difesa di Cesena, ancora Pedroni davanti alla zona di Cesena che poi si adeguerà sicuramente con Papa a prendersi in consegna il numero 3 bianco e rosso che riceve ancora da Udom, 7 secondi per la conclusione, lo step back e la tripla che non arriva, il rimbalzo premia Gioacchino Chiappelli che può cedere palla nelle mani di Emanuele Trapani, ribalta subito dall'altra parte del campo per Papa che apre per Andrea Scanzi, 15 secondi per la conclusione di Cesena, quando siamo a 20 secondi dalla fine del primo tempo, 39-21 per i bianconeri allenati da coach di Lorenzo Planezio, mette giù il palleggio destro accompagnato da Papa ma si arriva da Trapani che cede ora la palla a Francesco Papa e la palla che viene guadagnata comunque da Cesena, Udom, regolare la stoppata di Udom su Francesco Papa da dietro, 7 secondi per la rimessa di Cesena che coach di Lorenzo vuole disegnare sulla lavagnetta parlandoci sopra, quindi time out per la formazione di casa sul 39-21 per i padroni di casa, 7-0-8 alla fine del primo tempo, decisamente fulvio di marca bianconera. Ultimi 7 secondi e 8 decimi alla fine del primo tempo sul 39-21 con la rimessa per Cesena dopo il time out chiesto dal coach di Lorenzo, con Emanuele Trapani pronto a posizionarsi dal lato corto in zona d'attacco per la formazione bianconera. Amadori Tigers Cesena pronta alla rimessa per Planezio, non è buono, fuori tempo massimo la conclusione di Marco Planezio. Siamo con coach di Lorenzo che prova a guardare il tavolo con un sorrisino beffardo, insomma un secondo, secondo me ci poteva stare, 4 secondi ma seguiamo l'attacco di Piacenza, fuori Udom da 3 punti, rimbalzo viene staccato da Gioacchino Chiappelli, termina il primo tempo qui al Canisport di Cesena, la Amadori Tigers Cesena è avanti 39-21 sulla Baccheri Piacenza. Noi ci risentiamo fra pochissimo per gli amici collegati live sul canale YouTube di Lega Nazionale Pallacanestro con la lettura delle formazioni e la disanima tecnica del match visto in questi primi 20 minuti a fra pochissimo. E mentre per i Tigers Planetti, Trapani, Scanzi, Chiappelli, Hajovic. Il servizio per Gioacchino Chiappelli, Cesena tira sotto la curva di Piacenza, Gioacchino Chiappelli l'assist schiacciato per Marco Planezio che perde palla, la può impostare quindi Cesena con Perino a destra per Artioli, c'è spazio, non si prende il tiro, vuole andare da destra, è arrivato Tarik, poteva arrivare fino in fondo in quel frangente Artioli ma è stato bravo Tarik a chiudergli lo spazio. E allora il quintetto di Piacenza con Tesardo, Artioli, Perin, Birindelli e Bruno che si fa pizzonare ora da Tarik Hajrovic, nono decimo punto per lui, primo giocatore nel match ad arrivare alla doppia cifra, il numero 7 bianconero, 5 su 5 per Tarik, 41-21 più 20 per Cesena. Bel ribaltamento Birindelli, frazione di passi, tutta la vita si è fatto piccionare questa volta Birindelli, ancora comunque la difesa a costringere a movimenti difficoltosi, mai una soluzione semplice in attacco per la formazione di coach Campanella qui al Canisport. 41-21, 8-53 al termine del terzo quarto, Tigers ancora in attacco, Trapani a guidare le operazioni per la formazione di coach Di Lorenzo, marcamento individuale per la Baccheri Piacenza. Trapani per Tarik Hajrovic che va a pescare le mani di Andrea Scanzi, si predispone in punta Chiappelli, se la vuol giocare il numero 16 bianco-nero che va a prendersi
Il fallo della difesa piacentina, tiri liberi per Andrea Scanzi, il fallo di Santiago Bruno, il primo fallo personale per il numero 8 biancorosso, autore fino a questo momento di 3 punti, sono 10 invece abbiamo detto poco fa quelli di Tarik Hajrović, 7 quelli di Andrea Scanzi, che diventano 8 perché è buono il primo tiro libero del numero 16 maglia bianconera. Dentro anche il secondo per Andrea Scanzi dopo il primo fallo di squadra di Piacenza. 8 e 28 alla fine del terzo quarto, 43 a 21. Massimo vantaggio. Più 22. Più 22. Seguiamo l'attacco dalla Beccheri. Ancora Birindelli a vedersela con Hajrović, lo scarico. Dalla media, buono il canestro del numero 8 biancorosso che accorcia le distanze sul nuovo più 20 per Cesena. E allora Scanzi per Chiappelli, quindi Tarik Hajrović dal falletto davanti Rolling, a Birindelli. Il primo errore. Si va a prendere il rimbalzo, poi la palla gli viene scippata da Perì che prova a muoversi in velocità. E netto il fallo di Andrea Scanzi sul numero 5 biancorosso. Scanzi che intelligentemente si va a spendere un fallo che può spendersi, il secondo fallo dell'esterno romagnolo. Piacenza, come diceva coach Campanella, Fulvio al tuo microfono, ovviamente non ha nulla da perdere, quindi giocherà mente scombra almeno questo terzo quarto per vedere poi fra 7 minuti a che punto sarà. Per il fine in fondo prova a scaricare ma trova le mani di Marco Planezio, che si produce in una sorta di mani fuori di pallavolistica memoria. Dal fondo intanto, dal lato corto in zona d'attacco, la rimessa di De Zardo per Perin che pesca a sinistra Bruno, quindi il passaggio schiacciato per Duilio Birindelli, buona a quel punto la lettura del numero 20 biancorosso che trova libero De Zardo, buona soluzione offensiva per la formazione allenata da coach Campanella, sotto 43-25, trombe da camion per la curva biancorossa. Diversi supporters piacentini giunti qui al Carisport, un inferno di fatto la zona d'attacco in questo momento di Cesena che va a perdere palla e Costa di Lorenzo col pollice alto va ad indicare il gioco ai propri compagni, ai propri ragazzi. Attenzione, dal gomito Bruno aveva spazio, ha fatto bene a tirare. Trapani può accelerare lungo l'out di destra, trovare le mani di Chiappelli a sinistra per Scanzi che finta la tripla, pesca Hajrović fuori per Chiappelli che slalomeggia, poi apre il gioco, extra pass con Marco Planizio che sbaglia, il tap out di Hajrović premia comunque De Zardo che apre il gioco sull'arco per Perin già dall'altra parte del campo. 6:36 alla fine del terzo quarto, 43-25, non c'è il canestro di Perin ma c'è il secondo fallo personale di Tarik Hajrović. È cresciuto, è maturato anche in termini di gestione dei falli il giovanissimo talento fresco 19enne Fulvio. Sì, no, ormai corriamo il rischio di ripeterci Massimo, però è indubbio che Hajrović è un talento fisico incredibile, ha scolpito con l'accetta questo ragazzo e lo ripeto ancora una volta, di partita in partita sta crescendo, sta maturando anche soprattutto di testa ed è questo che fa specie in un ragazzo così giovane, appena compiuto 19 anni. Tutto questo grazie anche agli allenamenti quotidiani con tale David Berkic e c'è proprio in questo momento l'avvicendamento tra il numero 7 e il numero 33 bianconeri. Con a nota di merito di Tarik Hajrović, ancora da dire che non è perfettamente a posto fisicamente, accusando un problemino alla mano. Buono intanto il primo tiro libero di Perin all'esordio in maglia biancorossa, lo ha ricordato ovviamente anche coach Campanella nell'intervista fa primo secondo tempo. Perin va a segno con il suo secondo punto personale in questa partita. Trapani, difesa allungata con De Zardo, poi Scanzi, gli viene toccata la palla con il piede, rimessa quindi per Cesena, 16 secondi sul cronometro dei 24, rimessa che viene operata da Andrea Scanzi dal lato lungo in zona d'attacco per la formazione allenata da coach Di Lorenzo. Si fa incontro e riceve palla Scanzi che la rende subito alla compagna di squadra.
perdono, Trapani, quindi in punta Berghic, fuori per Scanzi, Birindelli su di lui, chiama la difesa allungata, la difesa però non Berghic risponde, può sparare Chiappelli, Berghic può regalare un altro possesso ai bianconeri e il fallo di Artioli, attenzione, il quarto fallo personale del numero 4 biancorosso, non propriamente una buonissima notizia per coach Campanella, che mette subito sul cubo dei cambi Cena con il numero 17, si perfeziona ora il cambio tra i due giocatori biancorossi. Si scende Artioli, sale nella partita l'argentino Enzo Cena. 6-0-6 al termine del terzo quarto, 43 Cesena 27 Piacenza. Cesena in attacco con Marco Planenzio a trovare Scanzi che va a destra da Trapani, quindi Scanzi, ancora Planenzio, apre per Gioacchino Chiappelli, è un airball il tentativo da tre punti che arriva nelle mani di un indemoniato De Sardo che mette gas e apre per la tripla del numero 5 biancorosso, colpisce dall'arco dei 6,75 Piacenza, 43-30 da meno 22 per Cesena, da meno 22 mini break per Piacenza. Ora Scanzi si ferma e tira e sbaglia e segna Andrea Scanzi a 5-26. Scanzi, Planenzio. Marco Planenzio ancora ad incidere nella partita. Trapani a rubare palo dopo un'ottima difesa in collaborazione con Berkic. Planenzio, Berkic ancora a gestire questa palla, lo scarico laterale per Scanzi, il blocco di Berkic, lo prende Scanzi, ancora un altro blocco, va sul lato sinistro, palla a Berkic in qualche modo, non arriva, 4 secondi ora però per tirare e la rimessa è per Piacenza, buona la difesa di Birindelli, doppio cambio per Di Lorenzo, che consiglia coach Di Lorenzo a qualche cambio, fuori Chiappelli e Trapani, dentro Papa e Battisti. Perfetto, si riparte 45-30 da meno 22 ora meno 15 per la formazione di coach Campanella qui al Carisport, 4-57 al termine del terzo quarto, ora in marcamento aggressivo tutto campo è la formazione di casa. 6-9 il parziale per Piacenza in questo terzo quarto, Birindelli in punta marcato da Berghic, si rifugia dalle parti di Bruno Backdoor Santiago, poi buona la recuperata di Francesco Papa e tutte le volte che Piacenza prova a breccare Cesena i bianconeri mettono subito in campo la difesa caratteristica, la difesa della Tigers. L'end-off intanto a servire la palla a Marco Planenzio che prova e trova il capitano che nella bagarre sotto canestro si va a guadagnare il fallo della difesa biancorossa. È il secondo fallo di Cena, il numero 17 biancorosso, terzo di squadra per Piacenza, 4-22 al termine del terzo quarto, 45-30 più 15 per Cesena, la rimessa dal lato corto in zona d'attacco è affidata alle mani di Matteo Battisti per la formazione di casa, arriva la palla nelle mani di Francesco Papa che poi serve lo Spalding in quelle di Scanzi, si va a prendere la linea di fondo, gioco spalla canestro, apre per Francesco Papa, la bomba del numero 3 bianconero, 48-30 e Cesena riesce a ricacciare indietro Piacenza, più 18. Importante questa bomba, è importantissima questa bomba di Papa che ha dimostrato di entrare in partita, precedenza con la palla rubata, ora con questa bomba, ma seguiamo l'attacco di Piacenza, c'è il tiro dall'angolo che non va del numero 17 Enzo Cena, ripartono i Tigers grazie al rimbalzo catturato da Marco Planenzio che riceve e scambia palla con Matteo Battisti, ancora Planenzio triplicato in punta, va a perdere palla ma c'è il fallo di Duilio Birindelli, il terzo fallo personale per il numero 20 biancorosso, mentre De Sardo ha un gesto di stizza davanti all'arbitro, attenzione non è di Duilio Birindelli il fallo. Cambio per la formazione di Campanella, assente con il numero 8 Santiago Bruno, entra con il numero 3 Edoardo Pedroni, cambio anche per Cos Di Lorenzo, entra Frassinetti, scende dalla partita il barbuto Scanzi. Era il terzo fallo di Cena, quello fischiato poc'anzi.
Matteo Frassinetti, che bene ha fatto nelle ultime due uscite. Attenzione alla zona ora. Deve gestirsi con i problemi di falli, prova ora dall'angolo a superare il raddoppio. Se l'uomo libero in punta è Francesco Papa, il fallo in attacco, sì. Sì. Ha aperto il gomito sinistro dalla partenza in palleggio, netto il fallo del numero 3 Francesco Papa, terzo fallo personale per l'ala bianconera. E allora Piacenza può provare a tornare ad accorciare un divario che parla di 18 punti di vantaggio per la formazione di casa quando siamo a 3-18 dalla fine del terzo quarto. Birindelli direttamente dal passaggio. Papa stacca la pera. Papa si fa valere sotto canestro. Battisti, pollice alto lo schema. Scambia palla con Frassinetti che si dispone in punta. Quindi il passaggio per Papa sotto per David Berkic. Ottima l'esecuzione in attacco alto, di basso. Cesena, Fulvio. Alto, noi basso. Una giocata di questo tipo ce la sognavamo nelle prime due partite. Ti ricordi quando Cesena aveva problemi nella costruzione di gioco? Sì, sì, assolutamente, ma è indubbio che la formazione di coach Di Lorenzo di partita in partita è cresciuto. Non mi scordo, come giustamente hai sottolineato tu, le difficoltà delle prime partite dove si regalavano addirittura dei quarti interi alle altre squadre. Eh sì, Fulvio, intanto Cesena rimette 9 secondi per la conclusione bianconera. Papa dall'arco dei 6,75 va a servire Battisti sotto per David Berkic. Raddoppiato fuori per Papa, bisogna tirare. Un secondo, Francesco Papa sbaglia ma si prende il rimbalzo al tiro. Alla fine Ardioli a catturare la sfera e a metterla nelle mani di Perin che apre a sinistra e scambia palle e riceve da Cena. Il blocco di Ardioli ma si arriva a destra da Pedroni. Ancora Pedroni che può puntare il lungo avversario, vero? Davide Berkic si gioca intelligentemente il mismatch. Arriva il fallo del numero 33 bianconero, solamente il secondo personale per Berkic ed è il quarto di squadra anche per Cesena. Si alza quindi la paletta rossa anche per la formazione di casa. 48-30, insiste le più 18 Cesenate a 2-30 dalla fine del terzo quarto. Piacenza però in attacco, 10 secondi per la conclusione. Udom in angolo, apre per Artioli che prova a puntare David Berkic e va a realizzare mani in faccia. Buona conclusione per il numero 4 biancorosso. 48-32, più 16 per Cesena, che ha comunque dà l'idea di poter controllare, ma attenzione, le partite sono lunghissime. Frassinetti si dispone in punta, Planezio, Frasso, la conclusione da due punti di Matteo Frassinetti. Il mancino a colpire ancora qui al Carisport. Ora la formazione di Cosi Lorenzo non deve concedere dei facili tiri alla Beccheri e giocare con calma in attacco cercando solo dei buoni tiri. Artioli, il consegnato per Perin, il blocco per il proprio numero 5, palla fuori ancora Perin che gioca con grandissima personalità questa sua prima partita in bianco rosso. Udom intanto sbaglia il tiro da tre punti, molle Berkic a rimbalzo, il fallo è di Matteo Battisti, per lui si tratta del primo fallo personale. La palla era in possesso di Piacenza, due tiri liberi quindi per la formazione allenata da coach Campanella, mentre Marco Planezio cede il parquet ad Andrea Scanzi. Planezio che va in campo con 3 su 4 da 2, 1 su 4 da 3, 6 rimbalzi difensivi, una palla recuperata e 3 assist. Mamma mia, 21 di valutazione. Sbaglia il primo tiro libero a sua disposizione, il numero 3 bianco-rosso, un Pedroni che per il momento va a realizzare il suo primo tiro libero, 1 su 2 per lui. Un Perin che ha tirato 1 su 3 da Pedroni che per il momento ha uno 0 su 3 da 3 punti. Questo è il suo primo punto della partita. La dice lunga, Fulvio, su le problematiche di equilibrio di cui parlavamo ad inizio partita. Assolutamente, ma seguiamo adesso l'attacco dei Tigers a 1.16 dal terzo riposo. Scanzi, finta la tripla, si rifugia nel post passo di Francesco Papa che prende la linea di fondo e commette una mezza sciocchezza.
Recupera palla Piacenza che si getta con Pedroni dall'altra parte del campo. Cena in angolo per Udom, su di lui c'è David Berkic, deve sparare la palla fuori da Cena. Immobile, buona e aggressiva la difesa di Cesena. Artioli prova a prendersi il tiro in avvicinamento, non salta Matteo Frassinetti. Campo libero ed è 50-35, 41 secondi alla fine del terzo quarto che ancora positivo comunque per Piacenza, ma non ancora sufficiente. La zona della Bacchieri. Scanzi si ferma sull'arco, punta i piedi, poi apre per Battisti, dentro nel cuore del pitturato per Berkic, poi Matteo Battisti si alza, sbaglia, il rimbalzo è di Artioli, ai punti diciamo così con gergo pugilistico questo quarto. L'ha vinto la Bacchieri. Sicuramente alla Bacchieri. Il blocco di Artioli a liberare Pedroni, il pick and pop che non si produce in un tiro. Santiago Bruno dall'arco dei 6,75, 4 secondi per la conclusione di questo terzo palla quarto persa. Con la palla persa di Piacenza, un po' un riassunto del match fino a questo momento, questa palla persa di Piacenza che non riesce nel guizzo decisivo, non riesce nel guizzo per cercare di riportarsi sotto prepotentemente alla formazione di casa, che ha un secondo per arrivare alla chiusura di questo terzo quarto sul 50-35. Scanzi per Papa, la magia che non arriva e termina quindi con il più 15 Cesena dopo aver toccato il più 24. 50-35, noi ci risentiamo fra pochissimo. Stipapa, Chiappelli, Scanzi e Frassinetti, formazione da corsa per il team di coach di Lorenzo, mentre per Piacenza abbiamo Pedroni. Per Piacenza abbiamo Pedroni con il 3, con l'1 Udom, con l'8 Bruno, con il 4 Artioli, con il 17 Cena. Tutto pronto per questo ultimo quarto, palla gestita da Pedroni, Piacenza ci crede come ne ha ben donde, con ancora 10 minuti da giocare e la palla che può essere rimessa ancora in gioco per la formazione biancorossa allenata da coach Campanella sul meno 15, 50-35. Non è tanto il meno 15, probabilmente è il 35 che fa pensare un po'. Dopo tre quarti, dopo 30 minuti di gioco, 35 punti, sono pochi, la dice lunga questa sulla difesa che Cesena è riuscita a produrre in questi primi tre quarti di gioco. Gioco attualmente fermo, problema sul cronometro. Beh, la difesa... posto sopra il canestro sul quale sta attaccando Piacenza, bisogna portarlo a 18. Ancora bloccato. Ora il tecnico al tavolo per verificare un attimo il corretto funzionamento e ripristinare il corretto funzionamento del cronometro. Verosimilmente verrà spento, credo ci si regolerà col canestro opposto, col cronometro opposto sopra il canestro opposto a quello attualmente incriminato sul, verso il quale deve attaccare Piacenza. Ora l'arbitro si avvicina al tavolo, chiama i due allenatori. Beh, dicevamo della difesa dei Tigers, Massimo, per noi non è una novità, quello che ha caratterizzato il campionato dei Tigers sino a questo momento è stata la difesa, poi piano piano abbiamo trovato anche l'attacco. Mentre sugli spalti prende quota il tifo bianconero sul parquet, Cena prova la tripla importantissima per Piacenza, 50-38, meno 12. Attenzione che Cena sino a questo momento aveva 0 su 5 dal campo e adesso ha trovato una bomba importantissima secondo me che porta la sua squadra a meno 12, ma c'è il fallo di Udum su Scanzi in difesa a 9.29 dal termine dell'incontro. È una partita ancora tutta da raccontare per gli amici che sono collegati in diretta sul canale YouTube di Lega Nazionale Pallacanestro.
50-38, 9-29, una vita nella pallacanestro. Matteo Frassinetti davanti alla marcatura di Santiago Bruno, quindi a destra per Matteo Battisti, il blocco di Chiappelli, palla fuori per Papa. 5 secondi. Cesena deve trovare la conclusione, 3 secondi, 2 secondi, sbaglia Matteo Frassinetti dall'arco dei 6,75, abbondantemente oltre l'arco dei 6,75. Chiamo lo schema delle ora. Attenzione perché con una tripla... con una tripla Piacenza torna sotto la doppia cifra di svantaggio. Cena, il tiro è da tre punti. Pedroni. Arriva la bomba di Pedroni per il meno 9. Piacenza, la partita, la rimessa in piedi e come la formazione di coach Campanella. 8:57 al termine del match, 50-41 più 9 per Cesena. Time out per coach Di Lorenzo. Avvio di ultimo quarto, Fulvio. Sì, Cena e Pedroni hanno colpito subito da tre. Ripeto, Cena che sino a quel momento aveva 0 su 5 dal campo, ha avuto questo lampo che ha dato il là al mini break di 6-0 in questi primi 1 minuto e 3 secondi del quarto quarto qui al Carisport. 8:57 al termine del match. Cesena che deve trovare ancora il fondo della retina in questo quarto. Scanzi davanti alla marcatura di Udom, sale il tifo e da una parte e dall'altra qui al Carisport, spettacolo sul campo e sugli spalti. Pitta la tripla, Scanzi capra sinistra per Chiappelli, si chiude la difesa di coach Campanella. Scanzi da tre punti, il tiro e la bomba di Andrea Scanzi a rispondere allo 0-6 di parziale messo in campo dai ragazzi di coach Campanella. 53-41, 8:27 dalla fine dell'ultimo quarto. Provvidenziale questa bomba di Scanzi che ha mandato avanti i Tigers sopra con un vantaggio sopra la doppia cifra. Ma seguiamo l'attacco della Beccheri, lo scarico Cena alto. In punta per Artioli, altra bomba, Artioli la sbaglia per un Scanzi. Soffio, il rimbalzo di Scanzi, gli toccano palla, lui tiene la maniglia, palla per Matteo Battisti. Cesena può controbreccare Piacenza e sul cubo dei cambi c'è il fallo, in attenzione. Un momento di pseudo difficoltà, Fulvio, no, infrazione per di Cesena piede. Arriva Marco Planezio che va a prendere il posto di Matteo Frassinetti. Ovviamente è l'uomo caldo, il numero 11 bianco-nero, il coach Di Lorenzo vuole rimettere subito le cose in chiaro prima di andarsi a perdere in ultimi minuti che possono risultare letali. Siamo sì, a 8, vuole mettere le cose subito. Ne abbiamo fatto una scorpacciata domenica scorsa. Scanzi, l'assist per Francesco Papa! Splendido assist di Scanzi! Cioccolatino per Francesco Papa, che è il giocatore numero 3 in maglia bianconera, prontamente scartato. Nuovamente più 14 qui al Carisport per i Tigers. Il tentativo d'anticipo viene punito con il fallo ancora per Papa. Attenzione per Papa, il quarto fallo, e questa è una brutta tegola per la formazione di coach Di Lorenzo. 7:41 al termine, 55 Tigers, 41 Baccheri. Sale ancora nel match Tariq Ajrovic, 4 su 5 per lui sino a questo momento dal campo. Sende Francesco Papa. La rimessa che viene affidata alle mani di Santiago Bruno per la formazione allenata da coach Campanella, rimessa dal lato lungo in zona d'attacco sul 55-41 per Cesena, che ha rintuzzato il tentativo di break di 6-0 di Piacenza all'inizio di questo ultimo quarto. È ancora lunga comunque la partita. A trovare il gioco spalle a canestro di Cena, marcato da Scanzi. Cena, Scanzi gli ruba la palla ma va a commettere fallo. Per il numero 16 bianconero si tratta del terzo fallo personale, il secondo fallo di squadra per Cesena, uno solo quelli commessi fino a questo momento da Piacenza. 7:31 alla fine del match, 14 punti di vantaggio per Cesena che ora deve difendere sui 14 secondi che rimangono per l'attacco cesenate, mentre il coach Di Lorenzo viene redarguito dal direttore di gara. Semplice scambio di idee tra il coach e l'arbitro. Non molto convinto della chiamata arbitrale, ovvero del fallo combinato ad Andrea Scanzi. Bruno, il passaggio dietro la schiena per Cena, mette sul palleggio davanti alla marcatura di Tariq Ajrovic, si allontana, tira e sbaglia, buona la difesa Chiappelli. Di Ajrovic, il rimbalzo di Chiappelli, la palla arriva nelle mani di Matteo Battisti davanti alla marcatura di Pedroni, supera la linea di metà campo, muove il palleggio, lo cambia, c'è spazio, c'è il fallo, e c'è il fallo su Matteo Battisti che ha superato Pedroni, ha letto bene il movimento e la difesa avversaria. Matteo Battisti
questi. Pedroni a quel punto ha provato alla disperata, è andato a commettere fallo, cambia intanto per Piacenza. Attenzione che risale nel match per Piacenza con la maglia biancorossa numero 20, Birrindelli. E qui io, Fulvio, mi giocherei, vedrei un attimo come si muove Airovic e poi mi giocherei Berkic. Scanzi si alza, tira e sbaglia il tap out di Tarik Airovic a favorire la nuova azione offensiva di Cesena, che ha 10 secondi per arrivare alla conclusione con il palleggio di Matteo Battisti, raddoppiato, apre per Planezio in angolo, a spazio, se lo vuole prendere il tiro. Cosa Gioacchino ha fatto? Cappelli! Ma che canestro ha fatto il numero 19 bianconero? Cosa ha fatto Gioacchino Cappelli? 57 a 41, riprende quota la formazione di coach di Lorenzo, più 16. Seguiamo l'attacco dalla Beccheri, il blocco di Birrindelli per Udom, lo scarico per Artioli, il tentativo di penetrazione, c'è il fallo di Gioacchino Cappelli che prontamente se ne accusa, il secondo personale per il giocatore numero 19 in maglia bianconera, terzo di squadra per i Tigers, Amadori Cesena, 6 e 29 al termine, 57 Amadori Tigers, 41 Beccheri Piacenza. Più 16 per la formazione allenata da coach Di Lorenzo, che è andato a chiamare ovviamente l'accoppiamento a uomo in questo frangente del match. Blocco ruvido di Artioli su Matteo Battisti, quindi Birrindelli, blocco di Birrindelli sempre sul playmaker romagnolo. Birrindelli in punta, occhio alle triple del numero 20 biancorosso. Attenzione, penetrazione di Pedroni. Pedroni fuori per Bruno in allontanamento del tiro da tre punti, l'errore, il rimbalzo Chiappelli! Altissimo, e di Gioacchino Chiappelli che in due tempi va a braccare lo Spalding, è un cost to cost con l'assist di Scanzi per Tarik. Fantastica azione di Scanzi e ottimo il cioccolatino solo da scartare per Tarik Airovic. 5-9-4-1, nuovamente più di sotto per Cesena. 6 su 7 per Tarik dal campo. Seguiamo la difesa dei Tigers che collassano bene in area. Non va la conclusione ancora Gioacchino Cappelli a strappare la pera e ad impostare il contrattacco per i Tigers sulla fascia a destra, palla alta per Scanzi, difesa individuale a zona per Piacenza, Battisti in the paint, Airovic, due punti! Tarik Airovic! 7 su 8! Indemoniato! Il numero 7 bianco-nero, non ci stancheremo mai di dire, Fulvio. Più 20. Quanto è cresciuto questo ragazzo da quando è arrivato qui a Cesena, Via Latina. E sotto canestro intanto il fallo di Marco Planezio, normalissimo scontro di gioco con De Zardo. Per il numero 11 bianco-nero si tratta del secondo fallo personale, quarto di squadra per Cesena che chiude così i conti con il bonus. Cambio in cabina di regia, fuori Pedroni, per Piacenza dentro Marco Perin, 5-0-9 per la fine del match che recita il più 20 nuovamente bianco-nero. 4 punti consecutivi di Airovic nelle ultime azioni per i Tigers, ma seguiamo la difesa della formazione di casa. Cena va in penetrazione, lo scarico per Birrindelli, scomparso magicamente il suo compagno di squadra Artioli, è andato a cambiare la posizione, fallo in attacco netto, lo sfondamento e questo nulla è un capolavoro da eccepire sulla chiamata arbitrale, terzo fallo di squadra, ma è soprattutto per Piacenza il quinto di Artioli che saluta il match con 9 punti, una perdita che profuma di sentenza o quasi sulla partita di Piacenza, perché sotto canestro Cesena a questo punto comincia ad avere vantaggio importantissimo. Cambio anche per i Tigers, entra Trapani, Sende Scanzi, giocheranno con due play, con due piccoli ora i Tigers, che la Baccheri si predispone in marcamento aggressivo a tutto campo, ma lasciamelo dire, capolavoro difensivo di Gioacchino Cappelli. Cappelli che riceve palla ora, ribaltellato per Trapani che va in punta da Matteo Battisti. Può giocare col cronometro Cesena a questo punto. Viene sporcata la ricezione di Planezio, 8 secondi per Cesena. Da tre punti Planezio sbaglia, Airovic è per terra ma va a toccare la palla con un piede ed è quindi rimessa per la formazione di coach Campanella, mentre Airovic torna col sorrisone a 49.000 denti e ne ha ben motivo Tarik. La rimessa di Bruno per Perin,
a sinistra per De Zardo, che ha segnato la prima parte del match per Piacenza. Perin si alza, tira e da due, ma sbaglia il rimbalzo di uno stratosferico Planezio, che si ripresenta così sui linei del Carisport con una doppia doppia da incorniciare. Fulvio, assolutamente positivissimo ancora Planezio, no, assist schiacciato per Tari, mamma mia, Tari Agrovic, 63-41. Sta facendo incontenibile Cesena, incontenibile, no. Tarik Ajrovic, 16 punti per lui. Sì, Tarik Ajrovic, novello Goran Bregovic, sta facendo ballare su ritmi balcanici la difesa della Beck di Piacenza, che ora però prontamente si rifà con questa bomba dall'angolo. 63 Tigers, 44 Beckery, più 19 per i Tigers in attacco. Una bomba, lasciamelo dire Fulvio, che a questo punto fa poco male a una Cesena che è riuscita a rintuzzare il 6-0 di parziale di inizio quarto. La risposta Giorgino Chiappelli dall'arco del 6-75, spettacolo implacabile la formazione di coach Di Lorenzo a 3-25 dalla fine di un match entusiasmante per i colori bianconeri. 66-44, più 22 per Cesena, che va a staccare ora la palla, il rimbalzo, guarda Tarik, Tarik Ajrovic che va a quasi ad investire il vicepresidente al tavolo questa sera. Comunque, Giuseppe Fabbri, i Tigers riguadagnano. 66-44 Fulvio, più 22. Tarik Ajrovic si è buttato per terra tra i 13 della fine del match per andare a prendere la palla. Sì, ma l'ha sottolineato, sta facendo ballare sui ritmi di Goran Bregovic la difesa della Beck di Piacenza, ritmi balcanici qui al Carisport. Trapani, Ajrovic riceve il consegnato Battisti, oh, il pick and roll, sfugge la palla dalle mani di Tarik Ajrovic, autore, lo ricordiamo, di 16 punti, 8 su 9 da 2 e due rimbalzi, ma soprattutto vediamo, dicevamo, la Planezio, firma di Marco Planezio, 11 punti, 7 rimbalzi. No, sono di 11 punti, 7 rimbalzi, ci dicono le statistiche. Adesso ha due minuti per arrivare alla doppia cifra, anche a rimbalzo erano un pelino di più secondo noi. No, ma tant'è, Perino ora in lunetta per la Bacchieri. Planezio aveva 11 punti al termine del terzo quarto. Questo è lo scout ufficiale. Nel frattempo realizza la Bacchieri. 46-66 per Cesena, Marco Planezio ora può giocare sul velluto Cesena con Gioacchino Chiappelli ad aprire il gioco, con Cesena che può giocare con il cronometro. Perin in marcatura su Matteo Battisti, la zona di coach Campanella. Battisti, forse un fallo, recupera, riesce a mantenere la sfera Chiappelli, poi va a commettere infrazione di passi. 2-32 al termine di un match che vede ora Cesena avanti. Allora Massimo, 46, è ora sì caro Fulvio, è ora si può cominciare ad accendere il fuoco sotto alla brodo qua in Romagna. Sì, a 2-28 Dana Magnei Caplet qui al Carisport, la partita ormai è finita. Il consegnato di Birindelli, palla che arriva dalle parti di Cena che sbaglia la tripla, il rimbalzo è di Udom che Tarik frana davanti alla marcatura di Tarik Ajrovic. Planezio, sale l'urlo e il canto di Romagna Mia tra gli spalti del Carisport qui a Cesena, 2:05 dalla fine di un match che sembrava in discussione all'inizio dell'ultimo quarto, Fulvio, ma che Cesena ha messo nuovamente in ghiaccio in un amen, ultimi 120 secondi. Voglio e sottolineare, parte Romagna Mia. È partita Romagna Mia, ma voglio sottolineare i soli 46 punti subiti dai Tigers, 46. Marco Planezio sbaglia da tre punti, il rimbalzo è di Birindelli. Conta praticamente ormai più nulla in questo match, se non dire per le che è la quinta vittoria su cinque partite. Una stoppata siderale intanto di Chiappelli su un Birindelli, qui era sfuggita la palla. Ma diciamolo, questa è una vittoria importantissima per Cesena, la quinta vittoria di fila ed è la quinta vittoria in casa.
per la formazione allenata da coach Di Lorenzo, che ora mette sul cubo dei cambi Filippo Rossi, il giovane beniamino di casa Filippo Rossi. Un'altra stoppata, intanto Gioacchino Chiappelli va a cancellare gli Udom sotto le planche a 1.29 dalla fine del match. 6-6-4-6 per Cesena. Cambio, applausi e standing ovation per Marco Planezzi al suo rientro dopo il lunghissimo infortunio. In campo gli occhi, il beniamino di casa Filippo Rossi con il numero 5 per Cesena. Planezzi, attacco, difesa, rimbalzi, da lustrarsi gli occhi qui al Carisport al cospetto di Marco Planezio. Ma voglio dire un'altra cosa, il campionato dei Tigers è svoltato ad Ancona. Assolutamente sì, quando è arrivata la prima vittoria in trasferta da meno 14, meno 15 nel corso del primo quarto. Chiappelli, una tripla che non arriva, poco male per Cesena. Rossi, Rossi. Attenzione, aveva fatto la spaccata e poi si è alzato e si dà il 5 con Pedroni. 5 con Pedroni, giusto. Rimessa per la Bacchieri. Pedroni a chiamare lo schema L, si predispone per il blocco Birindelli che va poi invece in punta. Il consegnato di blocco ora per il pick and roll che non arriva perché si apre il gioco a lato. Birindelli riceve palla. Ottimo. Ora ottima esecuzione in attacco per la formazione allenata da coach Campanella. 66-48, ultimi 48 secondi. Si gioca solo per le statistiche. Del match che certifica, caro Fulvio, l'iscrizione al campionato della formazione allenata da coach Di Lorenzo. Certifica soprattutto l'attacco alla seconda posizione, che per carità è partito. Difficilmente potrà regalare la qualificazione alla Coppa Italia per una Cesena che ha perso sia contro Cento sia contro Fabriano, ma una vittoria importantissima perché rappresenta poi la prima vittoria contro una squadra che precede la formazione di Corsa Di Lorenzo in classifica. Una squadra deputata a disputare un grande campionato, deputata a lottare per la promozione, no? Come abbiamo già detto inizio di partita. Però concedimelo, la Campanella, il coach di Piacenza, non l'ha voluto assolutamente ammettere, però bisogna rendere l'onore delle armi alla Beccheri che qui si è presentata al Carisport. Io lo dico io, non Campanella, fortemente rimaneggiata. Così come peraltro ad esempio Fulvio, Cesena si presentò sul campo di Fabriano, esattamente, mi viene da dire, e sul campo di Civitanova, mi viene da dire, tutte squadre, è quello di Cento, tutte Cento tre, soprattutto tutte e tre squadre che Cesena ha affrontato in formazione rimaneggiate in trasferta e sono arrivate tre sconfitte. Formazione allenata da coach Di Lorenzo, giustamente, dopo avere tanto patito sono giusti questi sorrisi e ne hanno ben motivo. Intanto ultimi 39 secondi, la difesa di Hajrović e la palla persa di Piacenza con coach Di Lorenzo che un altro po' tira da tre punti, è andato ad agguantare la palla lui che ha tanti anni di campo sulle spalle, tanti anni di Serie A e la Serie A di quei tempi era sontuosa. Forse un fallo intanto su Rossi con la buona recuperata di Udom, da premiare l'atteggiamento della Beccheri in questi ultimi secondi. 29 esattamente al termine della match, il fallo di Perin su Trapani. Saranno tiri liberi per il numero 4 bianconero, autore di una super finale di partita domenica scorsa alla Bomboniera di Montegranaro. Mamma suoi mia, tiri liberi decisivi nel secondo tempo supplementare. 5 sì. Tiri liberi, 7 tiri liberi consecutivi per in faccia alla curva di Montegranaro. Non è roba da chiunque, caro no, Fulvio. Assolutamente. Poi a Montegranaro si respira un'atmosfera particolare alla Bombonera, un'atmosfera molto caliente. E Trapani ha dimostrato di essere di ghiaccio, come ha fatto anche in questo frangente realizzando il primo personale. Solo 50 punti subiti dai Tigers. A segno anche con il secondo Emanuele Trapani e il suo punto personale numero 6. 26 secondi, Piacenza però vuole giocarsela fino in fondo, come giusto che sia, no, come deve fare una grande squadra. Potrebbe qui contare al anche Carisport, al cospetto di quella che scippa oggi il titolo di seconda di miglior difesa del campionato proprio alla Beccheri e se ne riappropria. Trapani ancora. Trapani
Mamma mia! Di Emanuele Trapani a un secondo alla fine del match, tutti i piedi qui alle Carisport, possono partire gli applausi per una splendida e suntuosa Amadori Tigers Cesena che ha ritrovato Marco Planezio, che ha esordito nel suo rientro in campo con la palma di miglior giocatore in campo dal Carisport di Cesena. Tutto è sul 70-52 per la Amadori Tigers Cesena. Come di consueto Massimo Framboas e Fulvio Castellucci augurano a tutti la più cordiale serata. Da Piper, ricordiamo match sponsor questa sera.